Bene, abbiamo in mano il nuovissimo attesissimo N97 full touchscreen, come vedete in versione bianca, ottica Carl Zeiss a 5 megapixel con doppio flash LED. Vediamo il lato sinistro, il lato destro, materiali un po' plastici, ma questa cornice cromata aiuta molto a far sembrare il telefono importante. Usciamo dalla fotocamera, nella quale eravamo entrati per sbaglio, come vedete ha l'accelerometro ovviamente, ma la cosa più interessante è lo slide con la tastiera QWERTY. Molto bella l'animazione di rotazione del display, la tastiera è un'unità abbastanza comoda, purtroppo i tasti numerici sono in seconda funzione, ma vediamo il meccanismo di apertura. Lo apriamo e chiudiamo lentamente, come vedete ha una sorta di leveraggio che permette l'apertura e la chiusura non tramite uno slide ma tramite questo gioco di leve. Il menu è piuttosto veloce, vi faccio vedere velocemente un pochino di menu giusto per vedere la velocità dei video. Ovviamente sarà preinstallato il client Facebook, quindi molto comodo per interagire con questo social network. Anche le previsioni meteo sono implementate di serie su questo N97. Torniamo un attimo indietro, vi faccio vedere la messaggistica, proviamo a scrivere un nuovo messaggio, qui ci impratichiamo con la tastiera. Unica cosa scomoda, lo spazio posizionato qua a destra. Per il resto ci sembra un ottimo telefono, soprattutto per quanto riguarda i widget e la risoluzione del display. Visto che abbiamo una fotocamera alta definizione, vi faccio vedere come è risoluto e denso di pixel il display. Ovviamente wifi, bluetooth, gps, cam frontale per le videochiamate, insomma un telefono che davvero non vediamo l'ora di avere tra le nostre mani, senza che sia imbrigliato dal cordino che ci lega al nostro amico di Nokia, per fare una prova davvero completa.